Buonasera a tutti, siamo qui con la redazione del Bookblog per intervistare la scrittrice e giornalista Daria Bignardi sul tema della felicità. Durante l'incontro avete parlato della relazione tra fortuna e felicità. Lei si ritiene una persona fortunata? No, figurati che il mio secondo romanzo si intitolava Un karma pesante. Poi in realtà col senno di poi so di esserlo, cioè intanto siamo fortunati tutti noi da questa parte del mondo, da un punto di vista pratico, no? Però no, non mi sono mai reputata fortunata, invece invidio molto i fortunati. Perfetto, grazie. Un'altra domanda. Durante l'incontro ha nominato Socrate, il quale riteneva che la felicità fosse il desiderio più grande dell'uomo. È d'accordo con questa affermazione? Allora, in me sì, poi appunto bisogna vedere cosa intendiamo per felicità, no? Poi se, appunto dal punto di vista filosofico, cioè per gli stoici era ad esempio una ricerca di senso, no? E di distacco magari dalle cose materiali o dai desideri, quindi però sicuramente, sai, io lo chiamerei senso, no? Il senso che diamo alla vita e al nostro passaggio, soprattutto per chi non ha fedi, per cui possa pensare a trascendenze o vite al di là di questa, credo che sì, chiamiamola felicità, chiamiamola senso, però naturalmente è un pensiero filosofico e spirituale, credo centrale nell'uomo. Infine, ultima domanda. Se dovesse descrivere con una parola che cos'è per lei la felicità, quale sceglierebbe? La felicità è l'intimità, qualcosa che ha a che fare con quella, diciamo, più duratura, no? Perché poi ci sono momenti di esaltazione anche legate a belle esperienze di lavoro, soddisfazioni, però poi ahimè nelle piccole cose, no? In un'intimità che si crea in una relazione con persone care, che siano figli, amici, o mi viene da dire un po' quasi mi dispiace farlo, ma che nelle piccole cose senz'altro c'è una grande dose di felicità. Perfetto, grazie mille. Grazie. Ringraziamo sentitamente Daria Bignardi e buonasera.